Ecco, rivediamo ora però il gancio sinistro messo a segno da Monzon, che ha in definitiva riequilibrato le sorti di questa ripresa. Match quindi ancora tutto da scoprire, tutto da vedere. Per la prima volta Monzon affronta la distanza delle 15 riprese, fatto piuttosto abituale per Benvenuti. Questo dovrebbe favorirlo appunto nell'epilogo del match, sempre che sia nelle condizioni eccellenti di fondo atletico per mantenere una cadenza piuttosto sostenuta come quella che è stata impressa al match sin dall'inizio. E questa è la settima ripresa. Anche a distanza ravvicinata mette a segno un paio di colpi Monzon. Nino Benvenuti aveva cercato il colpo d'incontro su uno sbilanciamento dell'avversario e poi mette un durissimo gancio al bersaglio grosso. Nino Benvenuti, un avvertimento dell'arbitro Drost a Benvenuti, che si è girato su se stesso. Pericolosamente Monzon, che possiamo dire ha fatta sua nettamente questa ripresa. Suona il gong della settima ripresa e Benvenuti raramente ha trovato lo spiraglio aperto per cercare di mettere a segno la sua botta preferita, il gancio sinistro, che tamponasse in qualche modo l'aggressività dell'argentino. L'argentino ora si trova in vantaggio forse di un paio di punti. Incisivo doppietta di Benvenuti di sinistro. Il minuto di riposo, con la possibilità al campione di un pronto recupero. Un colpo al bersaglio grosso Monzon con il suo destro.
probabilmente la preoccupazione di evitare il destro fa sì che Nino Benvenuti poi incappi abbastanza spesso anche nel sinistro diretto di Monzon, che ora ha tentato un gancio sinistro intuito da Benvenuti con schivata. Appare anche evidente che Monzon non è pugile a cui lasciare l'iniziativa. Maggiore incisività Nino Benvenuti alla sua azione. Mentre suona il gong di questa ottava ripresa,